Un violento incendio boschivo si è sviluppato poco dopo mezzogiorno in Comelico, in località Presenaio, nel comune di San Pietro di Cadore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 squadre, personale della Protezione Civile del Veneto e carabinieri. Subito è entrato in azione anche l'elicottero della Regione Veneto dedicato all'antincendio boschivo per spegnere i 2 differenti fronti da dove le fiamme sono propagate. Ovviamente sono subito intervenuti i volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo, gli uomini della Regione. Ricordo che gli incendi boschivi sono una competenza della Regione, che sono intervenuti anche con il supporto dell'elicottero della Regione Veneto. Ovviamente a supporto dei volontari e dei funzionari della Regione ci sono anche i vigili del fuoco. Ringrazio tutti per l'intervento tempestivo. L'incendio, per fortuna, è abbastanza sotto controllo, anche perché non abbiamo forte vento, almeno al momento. I lanci e la perimetrazione dell'incendio continuerà anche nelle prossime ore, e ovviamente nei prossimi giorni ci sarà, una volta spento definitivamente l'incendio, anche tutta l'opera di bonifica, che è resa complicata anche dal fatto che lì ci sono molte piante schiantate e quindi questo non agevola lo spegnimento del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un episodio colposo, presumibilmente causato dal surriscaldamento di alcune attrezzature utilizzate da personale sul posto per la raccolta della legna.